Ma come? Avevo detto che avrei fatto un video sul format delle qualifiche, cioè Project Cars. Ma sì, dettagli. Bella a tutti i patafans, qui è Mr. Patrack 217, siamo su un nuovo video e anche sul gameplay di Project Cars. Il video è per parlare del format delle qualifiche. Insomma, c'è chi si è lamentato e chi invece l'ha trovato bello, anche se bello fino a un certo punto. Uno di quelli a cui non è piaciuto è il piccolo, che sto dicendo, il mitico Sutil. E questo video in sé è anche un po' una risposta a quel suo video, dove appunto disse questo format ha creato un movimento in Q1 per poi creare casino nelle altre due sessioni, cosa che comunque in parte concordo. Però adesso vi spiego un attimino la mia opinione sul format di questo, su questo format. Allora, intanto per chi non lo sapesse, per quelle persone che non lo sanno come funziona, praticamente in Q2 vengono eliminati, no, in Q1 vengono eliminati 7 piloti in una sessione da 18 minuti. Ne eliminano, da quanto so, uno ogni minuto e mezzo, se non mi ricordo male. Oddio, adesso aspetta che ho un lapsus mentale di che lo so, però adesso sto finendo in palla da solo. Che cazzo sto dicendo? Allora, praticamente, cioè, prima eliminato al settimo minuto e poi c'è l'eliminazione ogni 90 secondi, ecco. Scusate, ho preso la foto perché adesso mi sta andando via dalla mente. In Q2 c'è il primo eliminato al sesto minuto e poi ne vengono eliminati uno ogni 90 secondi, altri 7 piloti eliminati. In Q3 ci saranno 8 piloti in una sessione da 14 minuti, cioè il primo eliminato dopo 5 minuti, e poi ci sarà un'eliminazione ogni 90 secondi. Allora, è un po' incasinato da dire, però una volta visto non è neanche brutto, anche perché negli anni scorsi c'era sicuramente molto meno movimento e appunto potevi, diciamo, anche perderti la Q1, perché alla fine la Q1 cosa ti perdevi? L'eliminazione delle Caterham, delle Marussia, poi no, l'anno scorso avevi delle Marussia delle McLaren, oppure insomma alla fine ti perdevi sempre i soliti eliminati in Q1, alla fine non ti perdevi niente, mentre quest'anno alla fine può succedere davvero di tutto con questo format qua. E quindi, a parer mio, in parte è una bella scelta, almeno finché ci si limita alla Q1 e alla Q2. La Q2 è stata un po' poco movimentata invece, perché diciamo che c'è chi ha mollato, c'è chi ha proprio mollato la presa. Un esempio è proprio Fernando Alonso, che lui poteva scendere in pista e provare, ma forse il team sapeva già che non sarebbe mai riuscito a migliorare più di tanto il suo tempo, quindi si sono accontentati del dodicesimo tempo. Praticamente, se vedi che poi alla fine tutti i team si arrendono, questa scelta qua diventa abbastanza inutile. Ciò che è successo in Q2 poi e in Q3 non so bene cosa sia successo. Fatto sta che hanno fatto solo il primo giro e basta. Cioè, alla fine solo Hamilton ha fatto il secondo tentativo con le... come cazzo si chiama? Con il treno nuovo. Alla fine, cioè, cos'è che c'è da dire? Allora, mettiamo a confronto il metodo che vi ho appena detto con il metodo dell'anno scorso. Allora, l'anno scorso c'erano 6 eliminati, no, 5 eliminati in Q1, 5 in Q2, e poi c'era l'ultima sessione. E fin qua ci siamo. Come erano le qualifiche, a meno che non pioveva e cose così. Poi intanto ho fatto una bidonata, ma dettagli. Come erano le qualifiche? Allora, praticamente c'era il classico giro con le gomme dure, poi se i piccoli team si miglioravano c'erano i giri con le gomme morbide. Questo era il copione per le prime due sessioni di qualifiche. Cioè no, anzi, per la prima sessione, la seconda sessione già c'erano le gomme morbide, alcuni utilizzavano le morbide, almeno i primi 10. E in Q3 c'è sempre il classico unico giro di qualifica e poi il secondo per provare a migliorare.
Insomma, l'anno scorso si seguiva un copione che non è mai dispiaciuto, perché alla fine neanche, alla fine è un copione abbastanza stabile che non ti serve un grande sforzo per capirlo. Quest'anno appunto invece ti trovi con la sorpresa che magari puoi finire da un momento all'altro come il pilota eliminato in Q1 Q2, che è stato il caso di Daniil Kvyat, che è stato eliminato con il 18° tempo, se non mi ricordo male. Allora, cosa, secondo me questo sistema qua è applicato bene fino, c'è qualcosa da rivedere, per esempio che non puoi neanche finire il tuo giro quando ti scade il tempo, a parte Palmer che ha potuto, e questo è già sbagliato, perché alla fine finisce il tempo, lasciagli finire almeno il giro, poi dopo se è eliminato lo stesso, tanti amen. Però così non va. E l'altra critica a questo sistema è appunto la Q3, perché alla fine la Q3 te la devi gestire tu. Alla fine così, con come si dice, se chi vuole comunque gestirle le gomme, alla fine in Q3 c'è sempre il classico unico giro e forse due, ma ora che si fa il secondo giro già la metà della gente è stata eliminata. Quindi alla fine secondo me c'è da tenere la Q1 e la Q2 come in sto modo, come con questo sistema qua. La Q3 va rimessa come prima, e se proprio vuoi dare dello spettacolo, vuoi fare lo sborone, metti, che so, cioè se questo sistema qua proprio non va giù, rimetti la Super Pole, se non mi ricordo male, insomma il sistema del 2005, quello con i tempi, quello con la somma dei tempi, insomma adesso non mi ricordo come funziona di preciso, però mi ricordo solo che c'era la somma di più tempi di forse una sessione, di due sessioni se non mi ricordo male. Cioè alla fine i sistemi sono questi, secondo me quelli più giusti. È sbagliato dire che vanno cancellati, perché alla fine, cioè che va cancellato l'intero sistema, perché secondo me non è stata una scelta sbagliata, perché tante persone appunto prima dicevano vabbè dai, possiamo perderci la Q1, tanto ci perdiamo le Caterham, le Marussia eliminate, insomma, oppure la Manor, e in Q2 ci perdiamo la McLaren, la Forsigno, la Sauber eliminati. Alla fine c'è chi si vedeva solo la Q3 per la lotta della pole position, mentre appunto quest'anno qua c'è proprio un motivo in più per vedere la pole, perché per vedere l'intera qualifica, perché io ve lo dico, non mi sono mai divertito tanto a guardare la Q1 e la Q2. Solo che appunto non so neanche cosa sia successo in Ferrari, perché ancora prima che era il loro turno già si erano fermati, forse una protesta, non lo so, per questo sistema. Raikkonen era stato anche abbastanza diplomatico, cioè da serie le regole sono regole, mentre Vettel disse appunto che questo sistema è una merda, che si crea appunto, come ha detto poi lo stesso Sutil, cioè che il movimento è stato solo del gran casino alla fine. Quindi il mio parere è che questo sistema qua è buono, ma solo per le prime due qualifiche. Spero che in Q3 poi si ritornerà come prima. Qui il video finisce, spero che vi sia piaciuto. Se è così, cliccate mi piace, commentate. Un saluto a tutti da Mr. Patrick 217 e a un prossimo video. Ciao!